Seduto, mami. Seduto. Bravo, sì, amore mio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ragazzi, vi parlo di un problema molto, molto fastidioso e particolarmente comune nella razza Chihuahua. Ma, diciamo, può capitare in qualsiasi altra razza. Scusate la mossa alla Raffaella Carrà, ma ho sentito dei rumori strani e quindi devo controllare. Comunque, è un problema abbastanza diffuso nella razza Chihuahua, ma un po' in realtà in generale in tanti animali e in tante razze canine anche. Ma che sta succedendo? Allora, prima ho registrato altri video prima di questo. Prima praticamente era buio, quindi tu pensi, col passare del tempo, siamo di pomeriggio, col passare del tempo la luce andrà a scemare. Invece, improvvisamente è uscito il sole, cioè a saperlo, quei video li facevo direttamente con la luce. Vabbè. Adesso invece c'è lui che rompe le chewing gum. Al massimo le crocche, no? Niente, lo amo. Allora, stavamo dicendo, questa tendenza di mangiare le proprie feci succede maggiormente nei cuccioli e nelle cagnoline che hanno partorito da poco. Ok, perché succede maggiormente, maggiormente in questi casi? Perché la cagnolina, così come anche i gatti, eccetera, praticamente nei primi giorni di vita aiuta i cuccioli a fare i bisognini e praticamente, detto in parole povere, mangia i loro bisognini. Quando poi i cuccioli diventano un po' più grandi, che fanno i bisogni autonomamente, alcune mamme smettono di fare questa cosa, altre mamme invece continuano perché togliendo di mezzo i bisognini dei cuccioli evitano che un altro predatore possa scoprire che lì c'è una tana di cuccioli e fargli del male. Quindi diciamo che lo scopo diventa più che altro protettivo. È una cosa istintiva, quindi anche se voi la cucciolata l'avete avuta in casa dove la cagnolina si sente al sicuro, fa questa cosa perché è scritto nei suoi geni. Succede che dopo una cucciolata le mamme a volte mantengono questa abitudine nel tempo. Quindi maggiormente può capitare se voi avete tenuto un cucciolo o a volte se voi i cuccioli li date via, succede che lo fa anche con i propri bisogni per un po' di tempo. Ma questa cosa, ragazzi, se voi poi non fate fare altre cucciolate, pian piano è un'abitudine che passa, ma possono volerci anche dei mesi. Per quanto riguarda invece i cuccioli, è una cosa che hanno appreso dalla mamma. Loro guardano tanto quello che fa la mamma e di norma non imparano anche a mangiare i propri bisognini, ma può succedere anche lì, ci vuole un po' di tempo che piano piano questa abitudine sparisce. E può succedere anche per altri motivi, che possono essere la troppa fame. Se ad esempio la pappa che noi gli diamo è poca, oppure non è abbastanza bilanciata, oppure non gli piace e quindi non la mangiano tutta, fanno i capricci, e allora poi cercano di sopperire mangiando la propria cacchina. E può succedere anche in caso di ansia, stress del cane, può succedere che iniziano a mangiare la propria cacchina. Dunque, ragazzi, cosa fare per evitare ciò? Innanzitutto, la cosa più facile e immediata è comprare il Forbid, che è un integratore che serve proprio a questo scopo. Si mette nella pappa del cane. E poi il cane, quando fa la cacchina, questo Forbid funge da deterrente e quindi il cane potrebbe smettere di mangiare la propria cacchina.
Altra cosa che possiamo fare è cercare di capire quando il nostro cane fa i bisognini per riuscire a toglierli subitissimo prima che lui li possa mangiare. Questo aiuta perché non mangio la cacchina oggi, non la mangio domani, dopo un po' smetto anche di provarci. Quindi non potete guardare il cane H24, però se riuscite a capire perché più o meno hanno le loro abitudini di fare i bisognini più o meno alla stessa ora, o magari alcuni lo fanno dopo che hanno mangiato, alcuni dopo che hanno dormito, quindi voi nei punti che sapete che solitamente la fa, vi state un po' appostati, sorvegliando la situazione, e quando fa la cacchina, chiamate il vostro cagnolino, chiamatelo con una certa insistenza, insomma fate quello che volete, distraetelo con un premietto, con qualsiasi cosa, e mentre il cagnolino è distratto si tolgono via le cacchine prima che lui possa mangiarli. Attenzione! Mi sono dimenticata tra le cause scatenanti di questa cosa una molto importante. Alcuni cuccioli mangiano i propri escrementi perché qualcuno li ha sgridati quando l'hanno fatti. Magari facciamo finta che il cagnolino fa la cacchina in cucina e voi lo sgridate. E magari a volte capita che se il rimprovero è particolarmente severo o se il cagnolino è particolarmente sensibile, perché alcuni sono proprio sensibilissimi, può succedere che il cagnolino inizi a mangiare la cacchina per non essere sgridato, così voi non la trovate. Oppure se voi quando lo sgridate gli mettete il muso nelle feci, pensano che voi vogliate che loro mangiano le proprie feci. Quindi stiamo attenti anche a questo. Per quanto riguarda invece gli altri motivi per cui i cagnolini mangiano le proprie feci, in base al motivo dovete scoprire quali di queste cause che ho detto è quella che ha causato questo problema nel vostro cane. In quel caso dovete risolvere il problema alla radice, cioè se il vostro cane ha ansia, dovete fare qualcosa per alleviare la sua ansia. Se il vostro cane non mangia a sufficienza, vedete di cosa ha carenza, forse i croccantini che gli date non sono abbastanza bilanciati, e cercare di sopperire al problema. Quindi il modo in cui risolvere il problema, a parte il Formid che è la cosa più facile e veloce, ma è anche quella che spesso non funziona, dovete capire quale delle cause che ho detto è il problema reale e andare ad agire direttamente sulla causa per poi risolvere tutti i problemi legati a questa cosa. Ad esempio, se il problema è l'ansia, potete comprare Adaptil, che si attacca alla presa di corrente ed emana dei feromoni che calmano il cane, oppure prendere dei fiori di Bach. Vi fate consigliare ovviamente dal veterinario, tutte le varie medicine che io vi nomino, parlatene con il vostro veterinario. Oppure magari il vostro cane ha bisogno di fare più attività, di uscire, fatelo uscire magari, fategli fare qualcosa, portatelo al parco, se magari il problema è l'ansia, la noia, lo stress legato al non essere proprio felice, diciamo. Insomma, questo è quanto. Io spero di avervi aiutati con questo video. Mi raccomando, abbiate tanta pazienza, è una cosa veramente fastidiosa, quindi vi capisco tantissimo. A me è successo con Regina. Mi si è scaricata la macchina fotografica perché ho fatto più video tutti nello stesso giorno. E comunque stavo dicendo, se non sbaglio, che mi è successo con Regina. Regina è una mamma super super protettiva e si è presa questo vizio per un po' di tempo, un bel po' di tempo, e quindi vi capisco, so cosa si prova. Tra l'altro la cosa che a me proprio faceva impazzire è che portava la cacchina nella cuccia, e quindi poi dovevo sempre lavare la cuccia, mi dava un fastidio che proprio penso sia stata la cosa più fastidiosa che mi sia successa, parlando proprio di cose fastidiose, no, con i cani è la cosa peggiore, quindi capisco cosa provate, però l'ultima cosa che vi consiglio è perdere la pazienza e la calma, ci vuole
tanta, tanta pazienza. Ricordatevi che ciò che per noi è rivoltante, per loro è una cosa abbastanza normale. Quindi, insomma, questo è un istinto, è una cosa che loro non capiscono, che è sbagliata, anche se è difficile. Nervi saldi, mantenete la calma e soprattutto, cioè, io so di persone che hanno dato via il cane per questo problema. Ragazzi, quando si prende un cane, diciamo, ci si può aspettare di tutto. Quindi pensateci bene piuttosto prima di prenderlo, cioè, sono cose tra l'altro risolvibili, perché questo è un problema che ci vuole solo tempo e pazienza, ma lo risolvete. Cioè, veramente, non pensate che sia per sempre così. E dare via il cane per questo mi sembra esagerato, anche se comprendo il disagio, mi sembra esagerato comunque darlo via. E niente, ragazzi, io spero, dicevo, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia utile anche per farmi prendere un po' di coraggio, nel senso non è una cosa che capita solo a voi, quindi già questo vi dovrebbe un pizzichino consolare. E quindi questo, ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi è stato utile con un bel like, scrivetemi qui sotto nei commenti, raccontatemi un po' la vostra esperienza e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video.